Grazie Presidente, intervengo in discussione per dare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questa mozione. E per motivi molto semplici, anche se non banali, ecco. Come ha sottolineato il consigliere Fassina, il momento storico è importante per quanto riguarda appunto le politiche abitative, importante in modo negativo, e diciamo che noi diamo il voto favorevole a questa mozione perché coerentemente e in modo molto appropriato, se mi posso permettere, la mozione prevede, non è una, la solita, non è una mozione strumentale per attaccare ai fianchi la maggioranza, ma è una mozione che mi sento di dire di buon senso che indica delle priorità sia a livello comunale, ovviamente, ma anche a livello regionale e nazionale. Quindi si rende conto, diciamo, questa mozione del fatto che appunto quando il tema delle politiche abitative è un tema a molti livelli che coinvolge tutti i livelli di governo e diciamo che mi permette poi in un certo qual modo anche di significare, come già, significare quello che è stato fatto da questa amministrazione in quanto appunto come detto dal consigliere Fassina questa è una mozione un po' non eccessivamente datata, ma che non tiene conto di alcuni provvedimenti e di alcuni interventi che questa amministrazione ha portato in avanti. Appunto, si parla di prorogare il cosiddetto buono casa, cosa che è già stata fatta per tutti quanti i beneficiari della misura. Istituire appunto una task force che, nonostante il grande impegno del Dipartimento Politiche Abitative e Patrimonio, si ritiene necessario. Questo perché appunto a Roma, e quindi parliamo di Roma, ha visto una richiesta molto alta, come ha detto il consigliere Fassina, di 49.000 domande, per fare un esempio e per rendere conto, per insomma, dare un po' il quadro della situazione. Nella città di Milano sono state 19.000 le domande e la graduatoria definitiva è stata pubblicata i primi mesi di dicembre, quindi indipendentemente dalla capacità amministrativa dell'ente locale, queste misure sono davvero molto impegnative da erogare in maniera snella, in maniera agevole, quindi assolutamente sono d'accordo appunto, nonostante poi in agosto abbiamo già previsto una task force, ma che a mio modesto parere deve essere assolutamente rafforzata affinché appunto si possa procedere speditamente all'erogazione di questi bonus e poi appunto impegna l'amministrazione a attivarsi nei confronti della Regione Lazio per un pacchetto di azioni che a ben vedere la maggior parte sono già previste nel vecchio piano casa 2009 della Regione Lazio. Magari votando questa mozione dopo 11 anni si attiverà la Regione Lazio a prevedere quello che era già previsto nel piano casa del 2009, parlo specificamente al piano dell'edilizia residenziale sociale, quindi fare una ricognizione di tutti gli immobili rimasti inabitati e via dicendo, così che si possa procedere in tal senso a implementare anche il patrimonio ERP, Non ho sul punto poi, avrei altro da aggiungere, ma per non tediare l'aula, insomma, queste sono Grazie. le linee generali per il quale appunto il Movimento 5 Stelle rassegnerà il voto favorevole a questa mozione. Grazie.